Domenica 26 giugno 2022 si torna a votare per il turno di ballottaggio per l'elezione del nuovo sindaco della città di Tolentino. I seggi rimarranno aperti nella sola giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23. Lo scrutinio dei voti inizierà a partire dalle ore 23, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti. Gli aventi diritto al voto a Tolentino sono 17.738, di cui 8.540 maschi e 9.198 femmine. Ma vediamo meglio nel dettaglio come si vota. Sulla scheda del ballottaggio ci saranno scritti i nomi e i cognomi dei candidati sindaci scritti in un rettangolo, sotto il quale sono riportati i simboli delle liste ad esso collegate. L'elettore dovrà tracciare una X sul rettangolo nel quale è scritto il nome del candidato scelto. Per esprimere il proprio voto è obbligatorio recarsi al seggio con un documento di riconoscimento e la tessera elettorale. In caso di smarrimento o deterioramento della stessa, ci si potrà rivolgere all'ufficio elettorale del comune, aperto per l'intera giornata di domenica, che procederà subito al rilascio del duplicato. Si ricorda che per assicurare la segretezza dell'espressione del diritto di voto è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. Secondo la normativa vigente, al termine del secondo turno viene proclamato sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità è proclamato sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio Comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, infine, è eletto sindaco il candidato più anziano d'età.